me attori di, insomma, ce ne stanno tantissimi italiani. Io penso anche a non lo so, a dei lavori di Walter Chiari o a Tommy Anzi, cioè ne possiamo, in qualsiasi, diciamo, insomma, travolto da... però ce ne stanno tanti, ma io poi quando vedo gli attori vedo sempre i film che facevano, che è la cosa che ancora più mi colpisce. Vabbè, detto questo, l'aneddoto, sì, gli aneddoti ce ne sono milioni, diciamo, su quel film. Però lavorare con Stefania, che è, non potendo sottrarmi dal fare una metafora calcistica all'epoca, mi ricordo, dissi che era veramente un numero 10 degli anni 70, cioè una comunque, negli anni 70 per come si giocava a pallone, cioè una che comunque gioca a tutto campo e non hai riferimenti mai, quindi è una che ti mette pure in difficoltà per la pancia che mette in quello che fa e poi ti ritrovi dei risultati eccezionali. Mi ricordo, posso farvi questo aneddoto? Sì, tanto abbiamo parlato di droga, parliamo anche di questo. Eravamo, adesso non vorrei spoetizzare, perché so che quello che dico poi, chiunque vedrà il film da oggi in avanti, quando vedrà qua scena penserà a sta cosa. Non si può Vabbè, ma è inevitabile da No, è veramente come magari... ma no, non è solo No, che c'era vedi qua alla fine non riesce. La scena, diciamo, dentro casa, no? Dove una delle ultime scene, quindi c'era quel momento là, e mentre noi ci preparavamo tutti molto concentrati, una cosa eccetera, Stefania là, eccetera, c'erano le finestre aperte a Livorno, eravamo a un primo piano. E qualcuno digerì fortissimamente. Solo che c'era una grande, per noi tutti così si sente questo rutto fortissimo, che ci guardiamo e Stefano sta girando dicendo: pronti a girare? Come fosse un segnale, capito? Che come se lei avesse pensato che qualcuno potesse dare un motore così. Io e la Pandolfi siamo ovviamente morti. Svenuti proprio, cioè, credo fosse la scena quella di tutti quanti, sai quando tutti la salutiamo. Il tipo canone del Pincio, prego. Ciao Valerio, Ciao. io ti ho molto ammirato nel film The Place, volevo sapere, ma com'è stato girare il film sempre nello stesso posto? Aspetta, sempre nello stesso posto, vestito uguale. Temperatura identica, poi ti dico che periodo era, e nell'incrocio diciamo più rumoroso di Roma, Roma Centro, San Giovanni, perché unisce quattro strade molto trafficate, e con 700 grammi di battute al giorno, perché andavamo a peso là praticamente. No, è stato paradossalmente molto rilassante, perché avevo finito di girare Ride da 20 giorni e non mi sembrava vero di dover fare solo l'attore, quindi ero lì con una faccia così eterea. Mi ricordo Papaleo che viene e mi fa: oh, ma perché ultimamente? Ho fatto perché, non lo so, perché stai diventando un uomo. Invece no, proprio perché ho ritrovato il piacere di fare l'attore, cioè, proprio che nessuno mi chiedeva niente, cioè una cosa, un lusso. E ti dico, c'avevo un frescolana ed era lui, senza aver menzionato per motivi di suono. Poi con queste battute, queste scene lunghissime che non avevo potuto studiare, non è che io sono uno che studia tanto prima, però